Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Chiamarsi Bomber. Oggi non vi portiamo né calciatori né sportivi, ma l'essenza del calcio, ovvero un tifosissimo, Mr. Rain. Ciao. Come stai? Molto bene. Benissimo. Allora, sei fresco da Sanremo? Freschissimo. Ti sei ripreso un po'? Più o meno. Io partirei proprio dalla canzone che hai portato a Sanremo, sì. Per Eroi, mi è piaciuto tantissimo. Grazie. E mi è piaciuto soprattutto il significato. Tu parli di quanto è importante riuscire a chiedere aiuto in un momento di difficoltà. Esatto. E allora volevo chiederti, nel mondo del calcio oggi, in cui i social stanno prendendo il sopravvento e l'esposizione mediatica dei calciatori è triplicata, quanto è importante anche per loro saper chiedere aiuto? Ma è fondamentale, ma dovrebbe essere per tutti una cosa normale. Dovremmo normalizzare questa cosa del chiedere aiuto, perché è un lato fondamentale nella vita di tutti i giorni, in ogni persona. Quindi dovremmo imparare un po' tutti a mostrarci per come siamo, senza vergognarci di insicurezze, paure, momenti bui. E semplicemente aprirci con tutti gli altri chiedendo aiuto. È la cosa che mi ha cambiato la vita e ho sognato e ho scritto Supereroi per portare questo messaggio su un palco che ho sognato per moltissimo tempo, quindi per me è fondamentale. Quanto tempo, quanto ci hai provato? Molti anni, questo era il quarto anno. Secondo te ci sono supereroi che non sono supereroi solo sul campo, ovviamente parlo di calciatori, ma anche nella vita? Ma guarda, per me siamo tutti supereroi, ma pure noi due. Io personalmente, i miei supereroi, quelli che ho più vicino, sono le persone che mi hanno aiutato a uscire da questo periodo cupo che ho avuto circa 3 anni fa, e quindi da amici a familiari, al mio team, sono stati tutti essenziali nella mia crescita personale, ma come persona. Quindi questi sono i miei supereroi, sicuramente. Le persone a te vicine. Esatto. Tornerei a Sanremo. Raccontami com'è la settimana di Sanremo, quanto è dura, come ci si deve preparare, si deve fare la preparazione fisica come fanno i calciatori, oppure anche mentalmente. Mentale e fisica sicuramente. Io faccio box e mi sono allenato un sacco prima, sì. Un po' per scaricarmi, un po' perché comunque la settimana di Sanremo implica un sacco di spostamenti, un sacco di energie, tensioni, interviste. Cioè, mediamente quante interviste fai? Non mi ricordo, però io mi svegliavo alle 9 di mattina, partivo, tornavo la sera, giusto per cambiarmi, mangiare e poi salivo sul palco. È stata una settimana molto impegnativa, ovviamente bellissima, ma molto stancante. Però vabbè, mi porto questa settimana nel cuore. Una delle più belle della tua vita. Sicuramente, se non la più bella della mia carriera, sicuramente, ma anche della mia vita, perché ho conosciuto un sacco di persone, un sacco di gente anche in giro per strada, professionisti. Ho un bel ricordo, stancante ma bellissimo. Immagino, sta cambiando. Però ovviamente devi arrivare pronto, quindi una preparazione minima anche fisica ci vuole, perché devi fare un sacco di cose. La febbre 20 minuti prima di salire sul palco non ce l'hai avuta? Di solito? Un po'. L'anno scorso qualcosa? Vedi? Sì, un po' sì. Perché comunque è un palco, se non il palco più importante che abbiamo, comunque sei teso. Io ero abbastanza teso. Ma sai che sei visto poco? A parte la prima serata, poi ti sei sciolto tantissimo. Ma guarda, io ero teso fino a un secondo prima di salire. Poi ogni sera, quando facevo il primo passo su quella scala, basta, era come stare in casa mia. Quale ero lì per divertirmi. Eri lì perché è il tuo posto. Ma perché amo il campo, tu. E io ho il palco, esatto. Il tuo supereroe preferito? Ma non so se segui, perché io non ne conosco mezzo. Ma supereroi, ma intendi Marvel oppure? Ma sicura, ma io sono un io fan della Marvel. Come no? No! Me ne vado, ragazzi. No, chiudiamo con l'intervista. Ma allora, supereroe vero, supereroe, ti dico Spider-Man perché sono un fan. Uno sportivo, magari ti dico Michael Jordan. Perché è un'icona, è un simbolo e ho un bellissimo ricordo, ho sempre seguito, quindi è uno dei tanti che sceglierei. Nel mondo del calcio? Ma ce ne sono tantissimi, posso dire anche gente che conosco, ti direi Calabria, a caso, in una squadra a caso. A casissimo? A casissimo. Perché tu tifi? Milan, ovviamente. Ovviamente, non precisato. Però sono tantissimi. E ripeto, sono tutti supereroi, quindi... Allora ti chiedo, dato che tifi Milan... Vai. Una canzone che rappresenta la stagione di quest'anno del Milan.
Questa? Questa, non quella dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso è troppo facile perché ne ho una che... Ma questa, ma solo per il titolo, vai, perché questo su e giù mi fa venire il mal di stomaco, ti direi mal di stomaco di Fabri Fibra. E qua chiudo perché è una situazione un po' troppi momenti alti e bassi, quindi non è nulla di stabile, tutto questo mi fa venire un po' di mal di stomaco. Ma una colonna portante di questo Milan è Zlatan Ibrahimovic. Se ti dovessi dire, Mr. Rain sta ai bambini come Ibra sta ai suoi compagni di squadra? Invertito, perché i bambini sono stati il mio Ibra, perché mi davano la carica, la forza. Io ero invidioso della loro tranquillità prima di salire sul palco. E cioè pensavo, ma questi 8 bambini come fanno a stare così tranquilli prima di salire sul palco dell'Ariston? Quindi loro sono stati il mio Ibra. Ultima domanda con i colleghi. Parli / giochi a calcio? Allora, non ho molto tempo perché io sono un topo da studio e vivo sempre in studio. Con i colleghi principalmente, a meno che non li incontro a San Siro o comunque allo stadio, principalmente parlo di musica, quindi non parlo molto di calcio. Quando li vedo in studio e quindi parliamo e facciamo musica. Milan Tottenham era allo stadio e c'eri. C'ero. Tu che Lazza? Io, Lazza, Gali, San Giovanni, eravamo tutti lì. E non avete parlato di calcio? Vabbè, ovviamente sì, stavamo lì a commentare, ma quello sicuramente. Ma lì, in quelle occasioni sì, però quando li incontro in studio così parliamo di musica. Ci sta. Allora adesso facciamo un piccolo... Giustificato, giro. Dai. Giustificato. Niente nota. Cosa butti giù dalla torre? Non so se mai conosci questo format. Spiegamelo. In pratica ti do 2 alternative e tu mi devi dire quale scegli. Quindi quella cosa... che non scegli la butti giù dalla torre. Ok, vai. Allora, duetto con Rafa Leao, che fa il rapper, o Leao a Sanremo e tu giochi nel Milan? Butto giù dalla torre Leao a Sanremo e io gioco nel Milan, perché sono un pessimo giocatore. Sì, però la possibilità... maggior ragione, sei un pessimo giocatore, la possibilità di giocare nel Milan... Ma no, scelgo il featuring. Va bene, detto con Leao. Rafa, ti aspetto. Ti aspetto. Vincere Sanremo e lo stadio canta la tua canzone o Milan che vince la Champions? Ma guarda, sono già contento del podio, quindi scelgo il Milan che vince la Champions. Ok. Disco di platino o gol decisivo al 90esimo in un derby? Ma supereroi è già platino, quindi scelgo il gol al 90esimo. Sicuramente. Grazie mille. Grazie. Io ti ringrazio nuovamente, super simpatico, super disponibile. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto. Viva per il supereroi. Lupo. Giusto, dice viva il lupo ragazzi. Vi faccio un bel saluto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento e un bel mi piace. Ciao ragazzi.